Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial vi mostro come realizzare questi graziosi fiorellini. Li andremo a realizzare utilizzando né l'uncinetto e né i ferri, ma semplicemente le nostre mani. Quindi è un progetto alla portata di tutti, che quindi tutti quanti possono realizzare, facilissimi e velocissimi da realizzarli. Alla fine li ho impreziositi con queste perline. Sono ideali per poter decorare le nostre creazioni, che ne sono una borsa, un cappellino, possiamo decorare delle sciarpe, delle magliette, possiamo realizzare anche delle collane, magari facendone tanti. Insomma, possiamo realizzare tantissimi, tantissimi progetti. Bene, prima di andare al tutorial, vi voglio ricordare, per chi non l'ha ancora fatto, di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella, così da essere sempre aggiornati su nuovi tutorial. Inoltre vi invito anche a seguirmi sia sulla mia pagina Facebook, sul mio profilo Instagram e su TikTok. Giù in descrizione vi lascio i link delle pagine e sempre giù in descrizione vi lascio anche il link dove potete acquistare materiali e accessori per le vostre creazioni. Bene, andiamo ora all'occorrente e poi al tutorial. Allora, per poter realizzare questi fiorellini ci occorre veramente pochissimo materiale, quindi possiamo andare ad utilizzare anche magari quei filati che ci sono avanzati da altri lavori. Allora, io ora vi mostrerò come realizzare un fiorellino con questo filato abbastanza sottile, perché poi dallo spessore del filato poi si determina la grandezza del fiorellino. Infatti questo qui vedete che l'ho realizzato con questo filato qua rispetto a quest'altro qua, che l'ho realizzato con un filato più doppio. Vedete, la grandezza si differenzia. Quindi, in base al filato che andrete ad utilizzare, in base alla grandezza, allo spessore del filato, poi si determina la grandezza del nostro fiorellino. Bene, andrò ad utilizzare questo filato. Ci occorreranno le nostre mani e un ago da lana, questo qui con la cruna un pochino più larga, e poi qualche perlina per la decorazione. Andiamo al tutorial. Allora, iniziamo a realizzare un primo petalo, perché andremo a realizzare 5 petali, tutti lavorati allo stesso modo. Quindi andiamo a realizzare un primo petalo avvolgendo il filo intorno al nostro dito, intorno all'indice, così. Lo andremo ad avvolgere per 32 volte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Mi raccomando, avvolgetelo morbidamente in modo tale che non si stringe troppo al dito. Allora, una volta che l'abbiamo avvolto intorno al dito per 32 volte, prendiamo le forbici e andiamo a tagliare lasciando un bel po' di codina. Ora, a questa codina andremo ad infilare l'ago. Così. Una volta che abbiamo infilato l'ago, facciamo passare l'ago, vedete? Sotto al dito, proprio qua, così, e prima di chiudere tutto, facciamo ripassare l'ago nell'asola e andiamo a stringere. Lo facciamo un'altra volta, quindi un paio di volte di nuovo e stringo. Così, ora mi riporto con l'ago sopra il dito qua e faccio la stessa cosa sulla parte sopra, così. Ripasso con l'ago nell'asola e stringo di nuovo. Ripasso l'ago nell'asola e stringo. Una volta che abbiamo stretto bene, andiamo a togliere il petalo dal dito e questo è il nostro primo petalo, vedete?
Quindi ne dobbiamo andare a realizzare allo stesso modo 5. Una volta che l'abbiamo fatto, cioè che l'abbiamo sfilato dal dito, possiamo anche andare a tagliare così. E questo è il nostro primo petalo. Ora andiamo a realizzarne altri 4, quindi per un totale di 5 petali. Allora, una volta che abbiamo realizzato i nostri 5 petali, andiamo ora ad infilare l'ago con un po' di filato, con una codina abbastanza lunga da poter poi andare a fare anche dei nodi. E andiamo ad infilare i petali, andiamo ad infilare, vedete qua con la parte dove abbiamo, nella parte dove abbiamo tagliato il filo. Quindi andiamo ad infilare un primo petalo, un secondo petalo. E così via, tutti e 5 i petali. Ecco, così. Una volta che li abbiamo infilati, possiamo anche andare a togliere l'ago, magari tagli un po' di filo perché era un pochino troppo. Ora facciamo qualche nodino per stringere bene. Quindi stringiamo e andiamo a fare un altro nodino qua sul dietro per andare poi a tagliare il filo. Stringiamo bene. E tagliamo. Andiamo a sistemare un pochino il nostro fiorellino, i nostri petali, così. E il nostro fiorellino, vedete, è terminato, quindi in modo molto semplice e molto veloce abbiamo realizzato un fiorellino, lo possiamo realizzare sia con la lana sia con il cotone in pochissimo tempo, senza utilizzare né l'uncinetto e né i ferri. Adesso andiamolo a impreziosire con qualche perlina. La perlina la possiamo sia cucire, ma anche andarla ad incollare con un goccino di colla. Ed ecco che una volta che abbiamo messo anche la perlina al centro, il nostro fiorellino è completamente terminato. Quindi, vi ripeto, è un progetto semplicissimo, facilissimo e alla portata di tutti, proprio perché non andremo a utilizzare nessuno strumento, ma solo ed esclusivamente le nostre mani. Quindi ne possiamo realizzare veramente tantissimi, ci possiamo divertire a realizzarli di tantissimi colori. Possiamo anche realizzare un petalo di un colore, di un altro colore, insomma, in base poi alla vostra fantasia e perciò per cui vi occorrono, poi ognuno decide come poterli realizzare. Io vi faccio rivedere, infatti, come vedete, ne ho realizzati di vari colori. E vi ripeto, in base alla grossezza, in base allo spessore del filato, poi si determina la grandezza del nostro fiorellino. Questo è un filato più grosso, pur avendo fatto sempre 32 giri per ogni petalo. Con questo è la stessa cosa, vedete, però è un filato più sottile. Quindi il fiorellino, cioè la grandezza del nostro fiorellino, è diversa. Quindi, vi ripeto, in base al filato che utilizzerete, poi si determina la grandezza del fiorellino. Possiamo utilizzarli, ripeto, per decorare qualsiasi cosa, dei cappellini, delle borse, possiamo realizzare delle collane, possiamo realizzare delle mollettine, dei fermacapelli, possiamo abbellire le nostre magliette. Volendo, possiamo anche realizzarlo utilizzando un filato molto sottile. Possiamo andare anche a realizzare dei bellissimi orecchini. Magari vi farò un tutorial in merito per quanto riguarda gli orecchini. Bene, questo è il mio tutorial, io spero tanto di esservi stata chiara, soprattutto spero di esservi stata utile ed avervi dato come sempre uno spunto in più per le vostre creazioni. Se il tutorial vi è piaciuto, mi raccomando lasciatemi un like, lasciatemi un commento anche solo per farmi sapere se il tutorial, se il progetto vi è piaciuto o magari se avete intenzione di utilizzare, di realizzare questi fiori per qualche vostro progetto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, così da essere sempre aggiornati sui nuovi tutorial.
quindi attivate la campanella, seguitemi anche su Instagram, Facebook e su TikTok. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!